Claudio, per la seconda volta ci rincontriamo. Abbiamo già fatto una video intervista tempo fa. Presento Claudio Neri, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana con funzioni di training, uno tra i maggiori esperti di gruppi in ambito psicoanalitico. Insegna alle scuole di specializzazione di psicologia clinica di Roma e Torino, è autore di numerosi libri e articoli, citerei alcuni titoli: Funzionalità, Letture Bioniane, Gruppo, e di recente pubblicazione Fare gruppo nelle istituzioni. L'occasione di questa intervista è anche un po' collegata a questo sviluppo che sta avendo il concetto di campo. È stata recentemente, credo un annetto fa, fondata questa società, l'International Third Theory Association, che ha tra i suoi membri fondatori, oltre a Claudio Neri, Montana Katz, James Fossaghi, Antonino Ferro, Joseph Lichtenberg, Donald Stern, e all'ultimo congresso dell'IPA a Boston, a luglio del 2016, c'è stata una giornata, una pre-conference dedicata al concetto di campo. E allora chiederei a Claudio di illustrarci questo concetto su cui lui ha molto lavorato e continua a lavorare. Allora, intanto, ciao Giovanna, grazie della presentazione. Volevo dire alcune cose in aggiunta a quello che tu accennavi. Il concetto di campo in Italia ha una storia molto lunga, perché sin dagli anni 80 è stato sviluppato, c'è stato un piccolo convegno sul concetto di campo che era stato organizzato da Francesco Corrao e a cui hanno partecipato una sessantina di colleghi. Devo dire inoltre che il concetto di campo sposa bene con una larga parte della tradizione della psicanalisi italiana. Perché mentre altre correnti psicanalitiche, non so, la psicanalisi francese o la psicanalisi, le scuole britanniche o le scuole americane si fondano su altri concetti, io credo che una caratteristica specifica di larga parte, ecco, della psicanalisi italiana è basata su un'attenzione a monitorare momento per momento quello che accade in seduta, cioè le oscillazioni emotive, i cambiamenti sensoriali, i cambiamenti di atmosfera, le percezioni, non direi controtrasferali, ma che lo psicanalista, le sensazioni dello psicanalista ha dalla partecipazione in seduta. Quindi c'è un'attenzione che rientra nella nostra cultura, che è una cultura anche molto basata su una dimensione sensoriale, a seguire momento per momento l'evoluzione di tutto quello che accade, possiamo dire nella stanza, ma possiamo dire anche nel campo psicanalitico. E quindi credo che un approfondimento concettuale del concetto di campo presenti anche uno sviluppo interessante di queste radici italiane, di quella che mi piacerebbe chiamare non la scuola, ma una delle scuole italiane di psicanalisi. Il secondo punto che vorrei mettere in evidenza è che solitamente se si parla tra di noi, ma anche con colleghi stranieri,
l'idea di campo in psicanalisi è molto legata all'opera di Willy e Madeleine Barangé, due psicanalisti franco-argentini, che in effetti hanno messo a punto un concetto di fantasia bipersonale, di campo legato al setting, il concetto di bastioni. Le idee di Barangé sono state molto riprese da Antonino Ferro, però diciamo gli sviluppi italiani precedono la conoscenza delle opere di Barangé, di cui siamo venuti a conoscenza soltanto successivamente, come d'altra parte il concetto di campo è stato utilizzato in psicologia prima di loro, per esempio da Kurt Lewin, ma anche da altri. Nel momento attuale non abbiamo un solo concetto di campo, ma abbiamo tanti concetti di campo, anche molto diversi tra loro, a volte inconciliabili tra loro, e l'associazione di cui tu prima parlavi ha anche lo scopo di permettere un dialogo tra questi diversi concetti di campo. E in che cosa si differenzia il tuo concetto di campo da quello degli altri autori, anche italiani? Io credo che gli elementi essenziali della mia idea di campo siano prima di tutto il fatto che per me il campo non è soltanto un concetto, è anche qualche cosa che esiste, qualche cosa che possiamo percepire, sentire, sotto la cui influenza operiamo, che modifica il nostro modo di sentire. In qualche modo il mio concetto di campo si avvicina quindi molto al concetto di campo della fisica, o ai vari concetti di campo della fisica, dal concetto di campo elettromagnetico di Maxwell e Faraday, al concetto di campo gravitazionale, alla teoria del campo di Albert Einstein. Sono tutti concetti di campo che indicano che a volte, insomma, per esempio il campo elettromagnetico non è osservabile ma è misurabile se abbiamo un oscillometro. Quindi come in fisica il campo corrisponde a qualche cosa che c'è, io penso che anche in psicologia e in psicanalisi il campo, o forse meglio diversi campi, siano qualche cosa che non sono soltanto un concetto, non sono soltanto un'ipotesi, sono qualcosa che si crea o in cui sono immerse due persone o più persone riunite. Questo, diciamo, è senz'altro il primo punto. Il secondo punto importante del mio modo di vedere il campo è che per me è utile distinguere il concetto di campo dal concetto di relazione. Per altri colleghi, anche questa è una prospettiva interessante, campo e relazione sono tutt'uno. Per me non è così. Io penso che sia opportuno tenere distinti questi due concetti,
anche se sono correlati. In questo seguo un collega di origine tedesca, ma che poi è vissuto negli Stati Uniti, Hans Löwald. Löwald sostiene che la relazione, una relazione si stabilisce tra due poli di intenzionalità, due soggetti, due persone che siano relativamente autonome tra di loro. Quindi che possano mostrare una certa intenzionalità, una certa volontà. Però queste persone, per poter operare e per poter esistere, dipendono dal fatto di essere immerse in un campo. Quindi, per esempio, io e te, o tu e un paziente, siete in relazione. Però noi, tu e il tuo paziente, o noi, dipendiamo dal fatto di essere all'interno di un campo che alimenta la nostra relazione. Questo campo, per esempio, è dato da una certa amichevolezza, è dato dall'avere degli oggetti comuni di interesse, da dal fatto che c'è un campo di attenzione, per cui io non potrei parlare da solo, posso parlare perché c'è un campo di attenzione che si è stabilito tra di noi. Quindi la relazione si nutre di questi elementi del campo. Altre volte un campo non favorevole smonta la relazione. Per esempio, se ti trovi di fronte a una persona distratta, a una persona annoiata, oppure c'è troppa confusione, oppure c'è troppa rigidità, la relazione ne patisce. Io penso che tenere differenziati questi due concetti sia utile. Se capisco bene, mi chiedevo rispetto ai concetti più tradizionali che sono transfert e controtransfert, o interpretazione anche, insomma, che fanno parte dello strumentario di un analista. Il campo è qualcosa che va a sostituire questi concetti o va ad affiancarli? Ecco. No, io credo che assolutamente il campo vada ad affiancare questi concetti. Nel senso che un analista che fa ricorso alla teoria del campo ha forse la possibilità di esplorare delle cose un po' diverse o in più. Per esempio, può pensare di avere accesso a dei dati che gli derivano dalla fatto che lui è immerso nel campo con il paziente e quindi percepisce il mutare del campo, la pressione del campo. Però a mio avviso, oppure come vedremo, il campo può essere utilizzato per vedere l'influenza di altri campi sul campo psicoanalitico, ma non penso che questo ne potremo parlare più avanti. Però a mio avviso è un concetto che si affianca agli altri concetti psicanalitici e che per essere utilizzato dovrebbe essere meglio localizzato, meglio specificato. Devo dire che non tutti la vedono così. Molti altri colleghi vedono invece la teoria del campo come una teoria generale che in qualche modo
corrisponde a un nuovo modo di fare e di operare in psicanalisi, che è molto allargato. Ora le posizioni cambiano di volta in volta, ma vorrei qui ricordare il lavoro di, soprattutto di Nino Ferro. Nino Ferro si è concentrato soprattutto sull'idea di campo psicanalitico e dei cambiamenti al campo relazionale che supporta la relazione tra qualunque, tra due persone normalmente, insomma, che sono indotte nel campo dal setting, o meglio ancora dal dispositivo. Il dispositivo è non soltanto le regole basiche, ma sono anche le teorie di riferimento. Diciamo, è un concetto più allargato e più utile. Secondo Nino Ferro, il campo è un campo strano, con delle caratteristiche molto strane, molto bizzarre, perché è un campo da un lato molto intenso, ma è un campo finzionale. È un campo che ha delle caratteristiche che riguardano intimamente la persona, però è anche un campo di sogno. E quindi Nino sostiene che, per dare un'idea di questo campo, quindi per operare secondo una teoria del campo, è utile premettere, in linguistica si chiamerebbe un operatore modale. Cos'è un operatore modale in psicanalisi? Per esempio, un paziente viene in seduta e racconta: ieri in ufficio ho litigato con il mio capo ufficio e ho avuto paura che lui arrivasse a potermi minacciare di un licenziamento, ma poi mi sono tranquillizzato, siamo riusciti a trovare un piano di accordo. Allora, secondo Nino, può essere utile premettere mentalmente a questa frase del paziente una piccola indicazione. Ieri ho sognato che andavo in ufficio, e quindi trattare questo racconto come se fosse un sogno, quindi con tutte le libere associazioni, eccetera. Io ritengo che questo modo molto allargato di intendere il campo possa essere utile in alcune situazioni. In alcune situazioni, in effetti, il tipo di comunicazione che si sviluppa in analisi è troppo centrato sulla concretezza, sulla realtà, su questioni su cui poi è difficile realmente incidere. E quindi inserire questa idea che ci troviamo all'interno di questo campo strano di sogno può permettere di vedere questo racconto, e quindi di avviare un tipo di conversazione con il paziente che sia molto più fluida, molto più ricca di elementi associativi, e che poi ci riconnetta di più anche con delle emozioni basiche. Quindi penso che vi sia un'intuizione importante in questo campo teoria, così lo chiamerei, rispetto a un uso più delimitato che chiamerei campo concetto. Io stesso lo utilizzo, per esempio, quando la conversazione, il dialogo psicanalitico è troppo concreto, provo a vederlo come se fosse un sogno.
Non sono però d'accordo con un uso così estensivo, per varie ragioni. Punto primo, perché mi sembra che il sogno, le libere associazioni hanno una utilità come tipo di pensiero, come modo di pensare, non quando sono l'unico, ma quando sono uno dei flussi comunicativi e quindi si pongono in attrito con altri flussi e si intercalano con altri flussi comunicativi, come flussi anche che tengono conto più della realtà. In secondo luogo, a mio avviso, vi è un rischio, di vedere tutto come fantasia, un po' come, e quindi di escludere la realtà sociale, la realtà quotidiana, la realtà fattuale, di cui i nostri pazienti ci parlano, che non esclude che dietro questa realtà o accanto a questa realtà fattuale vi sia anche una realtà emotiva, una realtà fantasmatica, ma poi esiste anche una realtà di fatto. Realmente, se una persona perde il lavoro, perde il lavoro, non è solo una fantasia. E credo che così noi rischiamo un po' di ritornare a una situazione come poteva essere quella dei primi tempi della scuola di Melanie Klein, in cui qualunque cosa dicesse il paziente erano fantasie, riguardavano una descrizione del mondo interno. Oggi noi ci rendiamo conto di muoverci in un mondo, diciamo, a diversi livelli, in cui diversi livelli e le diverse realtà entrano in attrito, si articolano, e a seconda del tipo di problema dobbiamo poterle considerare. Quindi questa è un punto importante. Credo che la distinzione tra l'idea di un uso del campo come concetto, campo concetto, quindi un concetto tra altri concetti, uno strumento psicanalitico tra altri strumenti psicanalitici, e invece l'idea del campo come teoria estensiva, vadano distinti, vada approfondita l'utilità di uno e dell'altro punto di vista. Bene, ti ringrazio. Mi verrebbero ancora moltissime domande da farti, ma insomma penso che potremo avere in futuro magari altre occasioni. Sono io che ti ringrazio, mi fa piacere di aver parlato di cose che per me sono molto importanti, cose e persone che mi sono molto care, molto, molto significative ed importanti, e allora alla prossima. Alla prossima.